Teresina Cocco, 41 anni, di Sinai. Lei è OS da quanti anni e dove? Circa 2 anni, presso la casa di cura San Salvatore. Lei perché protesta? Il fatto del non rinnovo del contratto da circa 12 anni, situazione abbastanza precaria. Lei quanto guadagna al mese, per esempio? Da turnista, su 3 turni, intorno ai 1350 euro. Il non rinnovo del contratto porta a un non aumento della paga mensile, praticamente. Beh, comunque sono degli scatti di anzianità che serviranno comunque anche per un fine pensionistico, ma non è solo legato al fattore economico, quanto una questione di professionalità che non ci viene retribuita e riconosciuta. Ecco, lei si prende cura di tante persone che sono in difficoltà, che sì, stanno male. Nella clinica dove lei opera sono soprattutto anziani? Sono soprattutto anziani, ma non solo, ci sono anche molti giovani, molte persone che comunque non hanno raggiunto neanche i 40 anni di età, che hanno avuto disgraziatamente magari un ictus oppure incidenti stradali molto gravi, e quindi a livello psicologico e fisico e mentale sono in condizioni critiche. Noi dobbiamo comunque assisterli in tutto e per tutto. Lei fa dei turni da quanto a livello orario? 7, 8 e 9 ore. Lei è sposata? Ha figli? Sono sposata, ho una figlia di 9 anni. Il suo è l'unico stipendio che entra in casa? No, fortunatamente lavora anche mio marito, però comunque si lavora anche per stare un attimino bene, non solo per la gloria, per avere una vita dignitosa. Lei è un'operatrice sociosanitaria, quindi comunque lavora, opera nel campo della salute. Lei ha scelto di fare questo lavoro principalmente per quale ragione? All'inizio, quando ho iniziato 20 anni fa, perché comunque mi è capitato questo, poi è diventata una passione, a me piace quello che faccio. Posso dire anche una missione? È proprio una questione personale, da gioia comunque aiutare le persone che hanno bisogno.